questo PD deve cambiare tutto. Ma secondo me ce lo chiede l'Italia. Noi dobbiamo prendere atto che abbiamo alle spalle una stagione che ha ferito e punito le speranze di cambiamento. Abbiamo perso il referendum, abbiamo perso le amministrative, abbiamo perso le politiche, abbiamo riperso le amministrative. L'Italia è governata da una classe politica che ha rappresentato i problemi ma non li sa risolvere. Bisogna fare opposizione, ma non basta fare opposizione, bisogna costruire una nuova speranza e un'alternativa, e quindi dobbiamo cambiare con un nuovo programma economico che punti sull'economia giusta, su un'economia che di più metta l'accento sull'inclusione o su chi sente il bisogno di giustizia. Dobbiamo cambiare su come ci siamo organizzati, perché il sistema dei capi e dei gruppi ha prodotto una desertificazione nei territori e c'è bisogno invece di una comunità nuova e aperta, e dobbiamo cambiare non confondendo l'orgoglio che ci deve essere con la presunzione. Non è che tutto quello che non è PD è nemico del PD. La parola alleanza, la parola comunità sono parole che ci servono per essere più forti contro queste destre che stanno illudendo gli italiani, ma noi per ritornare a vincere dobbiamo essere più credibili, non possiamo riproporre sempre gli stessi slogan e le stesse classe politica. Qui tra un anno si vota le regionali e il centrodestra, secondo insomma alcune previsioni, potrebbe per la prima volta vincere, oppure il... Ma noi insistiamo per smentire i sondaggi, perché poi Stefano ha governato benissimo. Quindi teneteveli ben strette. Io vengo da tanti territori governati da queste destre che dopo qualche mese, ad esempio qualche grande città, rende chiaro quanto non sono capaci a governare. Quindi difendete l'Emilia Romagna, perché garantisce livelli di vita che in altre parti d'Italia si sognano. E si aspetta che Bonaccini converga sulla sua candidatura? Ma Stefano è talmente... Qui è ora di svegliarci e legare un po' tutto. Ma Stefano è una persona con la quale ho un rapporto assolutamente, direi quasi fraterno, quindi farà le scelte che reputa più giuste.